anzi se ne abusa. E questo credo che oggi stiamo vedendo quali sono le difficoltà per poter mettere insieme esigenze tra pubblico e privato, soprattutto come si interagisce, perché il patrimonio che abbiamo è un patrimonio abbastanza vasto. Le città hanno una loro complessità e poter vedere come si può gestire, si deve gestire l'energia a 360 gradi nella città è un qualcosa di molto stringente in questo periodo. Umpi Elettronica, grazie a Ecolab, sta partecipando a questo evento, spinta proprio da Ecolab che opera su Bari, vive e sente tutte queste problematiche che sono state spiegate da Barbieri, gli esempi su Bari, si parlava di quello che è stato fatto dall'ufficio tecnico, vedere come questi dati possono essere messi in relazione. Umpi Elettronica che da 30 anni opera sul territorio nazionale ed internazionale ha sfruttato una delle reti presenti su tutto il territorio, cioè la rete elettrica, per vedere come dalla gestione dell'impianto prioritario, quello che può essere l'impianto di pubblica illuminazione, si iniziasse a ragionare in termini di reti diffuse sul territorio, tali che queste reti che sono presenti su tutto il territorio nazionale, anche urbano ed exurbano, possono assolvere a più funzioni e non limitarsi solo a quello che, per cui sono state progettate, perché chiaramente negli anni la popolazione, le esigenze, siamo fuori dal boom economico. Oggi chi ci può aiutare in questo caso sono le tecnologie, quello che abbiamo visto fino adesso, questo studio fatto dall'università, vedere di mettere in rete, di dare informazioni sullo stato edilizio e patrimoniale, tale che poi i tecnici possano farne tesoro e proporre a chi deve poi, nel nostro caso, nelle regioni meridionali, anche veicolare flussi finanziari che non siamo in grado manco di gestire. Noi abbiamo un problema vero, vero, vedere come il patrimonio nazionale, grazie alle professionalità di voi tecnici, possa essere sfruttato al meglio, valorizzato, cercando di non perdere quelle che sono le risorse. E in questo ci aiuta molto la tecnologia. Dicevo che cosa fa Umpi Elettronica? Umpi Elettronica, sfruttando questa rete, cerca innanzitutto di ottimizzare i consumi, cosa che nessun ente locale sa. L'ente locale non sa quanto consuma di energia elettrica per la pubblica illuminazione, prima si diceva, non sa neanche quanto consuma per gli edifici pubblici, che sono una parte rilevante. Come interagisco io, come do informazioni rispetto allo studio che abbiamo visto in precedenza? Se io conosco i consumi della mia scuola, del mio museo, del mio edificio comunale e anziché trasmetterli via, come dire, per buona volontà del dipendente, un centro di ricerca come l'università li può prendere direttamente, gli studi di intervento, di efficientamento su quell'edificio possono essere fatti. Umpi Elettronica sfrutta la linea elettrica, pertanto la maggior parte degli edifici a cui si faceva riferimento, edifici sottoposti a vincoli architettonici, non devono ricevere manco l'autorizzazione, perché sfrutto la linea elettrica, metto dei sensori e inizio a vedere quando l'impianto funziona, in che ore funziona l'impianto elettrico, ma controllo anche l'impianto di riscaldamento e invio tutte queste informazioni a un'unica unità centrale. È chiaro che per gli interni gli utilizzi sono quasi mirati, l'esterno ci permette anche di fare altro, di vedere anche di ricevere informazioni di altra natura. Per esempio, quanto traffico passa su quella strada, tale che mi può incidere sui valori di calore che
che io riesco sulla temperatura, e mi permetterebbe anche di ottimizzare, rispetto a una situazione urbanistica non più squadrata, di spostare i veicoli in altre zone decongestionare, così abbasso anche le temperature. E lo posso fare perché, soprattutto sull'impianto di pubblica illuminazione, questo lo posso fare perché io, sfruttando questa rete, ho ogni 30 metri un'antenna. Cioè UPI Elettronica ha trasformato il lampione della luce in un'antenna. Io su questo lampione ci posso mettere un qualsiasi dispositivo che riceve informazioni le più disparate. Io ho parlato del traffico veicolare, posso verificare anche la staticità degli edifici e correlarli al grafico della temperatura, vedere se ci sono, come dire, situazioni correlate tra la staticità e un grafico di temperatura. Posso controllare anche, perché noi quando parliamo di energia ci fermiamo soltanto a quella che percepiamo. Noi in Puglia abbiamo un problema di perdite idriche, per esempio. Noi controlliamo ancora, cioè il lampione per noi ad oggi, come UPI Elettronica, abbiamo circa 36 servizi attivati di varia natura, perché è chiaro che noi, diciamo, noi implementiamo la piattaforma, poi con i vari utilizzatori di questa piattaforma dovrebbero essere comuni. In questo caso è proprio un'esigenza che mettiamo insieme, e tutte queste informazioni vanno a finire in un unico database accessibilissimo, in che io non avrò più l'interlocutore. Prima si diceva qual è la difficoltà per raccogliere i dati. Io attraverso il lampione posso fare la lettura dell'acqua e del gas. Se questa lettura non più il gestore ma il cittadino la mette a disposizione, io che devo fare degli studi vado in quel database e rilevo direttamente, cioè bypasso chi ha reticenza a darci questi dati, ed è questa, perché se io so e metto in controllo i flussi di consumo, trovo la strategia per risparmiare. Io così invece il cittadino lo rendo attivo e partecipe, e gli faccio anche un servizio, perché gli do la lettura immediata dei consumi. Posso monitorare giorno per giorno, dirgli quando è il picco maggiore di consumo, cioè aiuto, e se grazie ai censimenti che si hanno riesco a, come dire, informare attraverso la presenza di laureati o gente più sensibile, beh, io tutto questo lavoro intellettuale lo traduco in risorse vere. Di qua, diciamo, si parla di risparmio energetico, di manutenzioni trasparenti, cioè se io so qual è il problema posso intervenire anche immediatamente. Chiaramente tutto questo contribuisce poi al discorso iniziale di vedere come si riducono i gas serra soprattutto, perché io se intervengo su un impianto, per quanto ci riguarda come UPI, un impianto di pubblica illuminazione o un edificio, hanno una media di risparmio sui consumi energetici circa del 35-40%. Se io riesco ad abbattere quel 35-40% sui 10 milioni di lampioni presenti sul territorio nazionale, credo che una centrale la posso anche mettere in stand by. È chiaro che noi abbiamo la difficoltà che chi vende energia ci vede come nemici. Questi sono i risparmi che si ottengono, tradotti anche nei benefici di cui si parlava prima, quanta anidride carbonica noi immettiamo in atmosfera. E tutto questo, tutta questa possibilità di avere dei sensori ci permette chiaramente di fare un salto di qualità e poter poi ragionare in termini di smart city. Questo in particolar modo di cui noi stiamo parlando come tecnologia, tra le altre cose, così anticipo all'inizio anche qualche domanda che viene fatta, si autofinanzia.
tutto quello che noi stiamo dicendo adesso, la piattaforma producendo risparmio di per sé si è autopagata. Non c'è bisogno neanche, qui c'è soltanto la sensibilità del proprietario della rete pubblica, cioè i comuni devono capire che hanno questa ricchezza, devono capire che possono sfruttarla come rete, non più elettrica, ma non una rete dati, e questa rete dati assolverà più funzioni, quella di risparmio, ma anche quella di raccogliere questi dati che, siccome sono dati pubblici, i tecnici ne possono godere immediatamente rispetto alle loro esigenze. Io mi fermo, se avete domande fatele pure. Una curiosità rispetto al fatto che comunque ormai la rete di pubblica illuminazione è già disponibile evidentemente, trasformare, che significa trasformare una rete già esistente in una rete che è da essere un semplice oggetto che illumina un pezzo di strada in un pezzo di infrastruttura tecnologica che invece eroga servizi e piattaforma? Tra l'altro il tema è anche quanto sono pronte le amministrazioni ad accogliere un cambiamento di processo, perché chiaramente da essere semplicemente un sistema passivo che accende e spegne tutti i giorni diventa un qualche cosa su cui faccio veicolare anche informazioni di un certo tipo, erano dei servizi molto più evoluti, quindi quanto i processi delle amministrazioni sono in grado di poter accogliere un cambiamento di questo tipo? Allora, come si trasforma una linea elettrica passiva in una rete dati? Il mezzo che utilizziamo noi in qualsiasi linea elettrica, nel momento in cui c'è tensione, si sviluppa un'onda convogliata. Quest'onda viaggia in banda stretta. Nel momento in cui io questa banda stretta la trasformo tenendo sempre in tensione il cavo elettrico, posso erogare i servizi. Pertanto l'impianto di pubblica, anziché essere spento da quadro la mattina, grazie alla nostra tecnologia io posso spegnere ogni singolo lampione, proprio spengo la lampadina, ho la dorsale sempre alimentata. Su questa dorsale alimentata io trasformo quella che è una banda stretta che che utilizzo normalmente per la gestione, l'abbiamo trasformata in banda larga. Noi nel 2008 parlavamo di questa situazione. Quanto è sensibile la pubblica amministrazione? Beh, noi abbiamo fatto circa 500-600 mila installazioni in tutto il mondo. Le amministrazioni sono sensibili perché hanno necessità di servizi, tanto ti ascoltano, ci ascoltano, sono legati sempre a vecchie formule finanziarie. Questo è il vero dramma. C'è il finanziamento, cioè non si riescono ancora a cogliere la potenzialità di quello che è un loro cespite, cioè questo è un patrimonio del comune. Ti dico che nessun comune in Italia ha nel proprio patrimonio i pali di pubblica illuminazione. Devi sapere che un lampione è valutato intorno ai 1.700-2.000 euro di beni, nessuno. Questa è la prima difficoltà. C'è invece tutto un mondo privato che oggi si sta muovendo in questa direzione, informando le pubbliche amministrazioni, e ti devo dire, qua lo dico con orgoglio da meridionale, le amministrazioni del sud sono molto più sensibili rispetto a quelle del nord, perché hanno capito che intervenendo, risparmiando e dando servizi è l'unica strada che gli rimane. La difficoltà vera è che noi come regioni meridionali siamo ancora legati ai finanziamenti europei. Questa ti potrei portare un esempio che in regione Puglia, così come sta avvenendo adesso in Calabria e in Campania, tutti gli assi di finanziamento per l'efficienza energetica si riducono o a fotovoltaico o a cappotti senza interventi mirati,
ma mai accogliere in pieno la possibilità di trasformare un proprio bene, come dicevi tu giustamente, il lampione passivo che dà soltanto la luce, in un lampione attivo. Se io oggi parlo ancora di mobilità sostenibile e mi devo inventare ancora le colonnine dove le devo mettere, quando ho già la rete elettrica diffusa su tutto il territorio comunale, io posso fare ordinanze di chiusura al traffico veicolare, spingere verso il traffico verso la bicicletta elettrica, perché ogni 30 metri ho il lampione dove posso andare a fare il biberonaggio. Noi spieghiamo questo. A noi spetta il compito di dire tu ogni 30 metri ti puoi mettere la colonnina e puoi chiudere il traffico. Promuovi una mobilità sostenibile, non deve essere un altro gestore a metterti la colonnina, anzi insieme a chi ti dà l'energia fate un accordo tale che quel costo di energia che voi devi vendere al motociclista o all'autista di macchina lo paghi anche di meno, perché tu comunque vendi. Cioè c'è questa difficoltà, ma lo devo dire con molta onestà e obiettivamente al sud siamo molto più sensibili, perché forse abbiamo le tasche un po' più, come dire, sì, siamo più disperati. Ci sono difficoltà eventualmente per collegare, come si diceva prima, usare la linea elettrica per raccogliere i dati di tutti gli edifici quando il proprietario della rete poi è eterna, diciamo. È chiaro che in questo caso la domanda è riferita ai privati. Allora, tolta la Puglia in Italia, che credo che sia una delle poche regioni, tutti i servizi, gas e luce, soprattutto gas e acqua, sono in mano ai comuni. Pertanto io poter fare quella lettura, già lo dovrei fare in automatico, lo fa oggi l'Omino, lo fa l'Omino. Io posso mettere un contatore particolare rispetto a quello che oggi esiste, e quel dato comunque è un dato comunale, perché l'erogatore del servizio è il comune. Altri servizi all'interno della casa, sì, però se io immagino che dandogli la lettura immediata quel cittadino sa in tempo reale perché sta consumando meno, credo che quella, cioè quando io dicevo abbinare il vostro studio con questi dati permette di avere una disponibilità maggiore da parte del cittadino. In Puglia c'è difficoltà perché è l'acquedotto pugliese, per esempio, a dare il servizio di acqua, non è il comune, nelle altre realtà si bypassa abbastanza facilmente. Noi abbiamo fatto questo test già in un comune in provincia di Padova, dove abbiamo rileviamo attraverso i lampioni la lettura del gas, tutto questo dato va al comune per poter poi emettere la bolletta, diciamo si è limitato a questo, però si può andare anche ben oltre. Allora, se non ci sono altre domande, io ringrazio di nuovo Ecolab per questa possibilità che ci ha dato e ti ripasso la parola per le tue conclusioni, grazie. Non faccio quello che fa le conclusioni perché è una cosa noiosa da comunio classico, dovete essere un po' più operativi. Quindi ringrazio tutti, noi siamo qui, se avete bisogno di qualche informazione approfittate, abbiamo anche lo stand qui a Pro Energies, e grazie a tutti. E al mattino c'è Michele che mi... A30 che è qua in fondo, quindi non vi perdete qui a Pro Energies, ci trovate, insomma. Grazie a tutti, alla prossima.